Messolo alla mano, il sindaco Michele Vignola è stato il primo cittadino solofrano a bere l'acqua del nuovo Pozzo San Francesco. Questa mattina il collegamento all'acquedotto comunale. La portata di 24 litri al secondo di questo nuovo punto di emungimento dovrebbe mettere la parola fine all'emergenza idrica vissuta nei mesi e negli anni scorsi da Solofra. Questo serve a evitare che si ripetano i casi che abbiamo vissuto in questi tre anni, soprattutto nei periodi di magra delle sorgenti, cioè nel periodo che va in modo particolare da settembre a febbraio, di una scarsità di acqua, di mancanza di acqua in alcune zone della città, in alcune ore del giorno. Tuttavia però questo è a mio avviso un primo passo. Noi come amministrazione abbiamo l'ambizione di fare ancora altro e di fare molto di più. Potenziare ed efficientare l'acquedotto comunale. Nei giorni scorsi è poi arrivata l'elezione del presidente dell'ente idrico campano. Solofra, in questo nuovo quadro gestionale e normativo, punta a ritagliarsi uno spazio per mantenere sul territorio la gestione della risorsa acqua. Dal nostro insediamento ci siamo attivati dal maggio 2012 al dicembre 2012 a compiere tutti gli atti e tutte le richieste a lato per avere la salvaguardia della nostra gestione preesistente. Le norme oggi, ci sta una legge regionale che salvaguarda i gestori preesistenti che si possono mettere insieme, o addirittura per noi, per Solofra, c'è anche la possibilità, siccome ricadiamo in un'area protetta, di avere noi la gestione direttamente. È per questo che abbiamo fatto tutti gli atti, tutto l'iter, è per questo che abbiamo ristrutturato la ex Sirno Service in Solofra Servizi, acquisendo anche le quote dei privati. Quindi noi puntiamo alla salvaguardia della nostra gestione.